Chiunque sia stato è riuscito a entrare nella rete della difesa, come hanno cercato di fare già in Qatar, con successo stavolta. Cosa hanno preso? Non sappiamo ancora. Parlatemi del virus. È uno spiderbot il virus. Non sappiamo che cosa farà, ma può paralizzare il sistema. Beh, fermiamo. Ogni volta che proviamo un antivirus si adatta e si velocizza. È come se si integrasse nel sistema. È chiaramente la prima fase di un violento attacco agli Stati Uniti. Sono pochi paesi ad avere questo potenziale. Russia, Nord Corea, metterei la Cina. Mi scusi, ma non è esatto. Scusi lei, signorina, non l'avevo vista. Lei sarebbe chi? Niente, l'analista che ha scoperto l'attacco. Fermi, è merito suo? È stata lei? Il suo team? Quello che cerco di dire è che hanno bucato il vostro firewall in 10 secondi. Ok, perfino un supercomputer con un cosiddetto attacco a forza bruta ci impiegherebbe 20 anni. Forse può anche spiegarci come mai il satellite ci mostra che la Corea del Nord ha raddoppiato la sua attività navale. Potrebbe essere una precauzione, perché non lo facciamo anche noi? Il segnale impara, si aggiorna, si evolve per proprio conto. È ora di mettere da una parte la trasformata di Fourier e ragionare in termini di meccanica quantistica. Non c'è niente sulla Terra di così complesso. E se fosse un organismo vivente, si potrebbe trattare di DNA applicato al computer. Lo so che sembra folle. La prego, basta, adesso basta. Abbiamo 6 piani di analisti che ci stanno lavorando. Se lei troverà una prova in appoggio alla sua teoria, sarò felice di ascoltarla. Ma se non riesce a collegare il cervello con la bocca, lei è fuori dal team, intesi?